Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Spero che il primo video vi sia piaciuto e stasera vi parlo di accordatori manuali, qualche nozione e qualche consiglio sull'utilizzo. Eccoci qua, siamo tornati on air e seguendo il consiglio, cioè il consiglio, diciamo la richiesta di un collega radioamatore che mi ha scritto tempo fa, ho deciso di fare un breve video sull'utilizzo e su quello che si fa di solito con l'accordatore manuale. Vi parlo di accordatore manuale perché oramai siamo tutti abituati con gli automatici o comunque con certi tipi di antenne, non usarlo nemmeno l'accordatore in HF. È anche vero che purtroppo tanti radioamatori un po' sfigati come me, se vi passate il termine, sono costretti a utilizzarlo l'accordatore sulle bande radioamatoriali perché io per esigenze di spazio utilizzo una antenna canna da pesca e quindi mi devo accontentare in parole povere. Per forza di cose devo utilizzare un accordatore. In stazione base io ne uso un automatico che è il LT250, se non ricordo male, che è abbinato al mio Kenwood TS430 e quello non c'è molto da spiegare. Tra parentesi, se andate sul canale di mio cognato, Capodramart, vedete la spiegazione perché ne avevamo parlato quando ho fatto vedere la mia stazione base. Al di là di ciò, perché vi parlo di accordatori manuali? Vi parlo di accordatori manuali perché io ne vado pazzo, nel senso che hanno tanti vantaggi barra svantaggi, ma per me sono più i vantaggi, nel senso che seguendo un vecchio adagio, quello che non c'è non si rompe, diciamo che in tutte le situazioni un accordatore manuale vi salverà. Perché non ha bisogno di alimentazione, perché non ha componenti all'interno che possono deperire o rompersi, al di là delle sollecitazioni meccaniche, veramente i componenti, diciamo, che possono deperire sono ridotti al minimo e in certi casi sono veramente comodi da portare in giro. Io penso ad esempio a un'attivazione piuttosto che a una de-expedition. Secondo il mio modesto parere, un accordatore manuale potrebbe salvarvi la ghirba, detto come si dice dalle mie parti. È un oggetto semplice che però torna molto utile. I puristi non lo amano l'accordatore perché giustamente la legge, per così dire, vorrebbe un'antenna per ogni frequenza, ma come ben sappiamo tutti, così non è. Quindi bisogna cercare di sopperire a quello che è. Ok, adesso cambiamo inquadratura e vi faccio vedere un attimo quello che uso io nelle situazioni portatili o comunque quello che mi ha salvato la pelle più di una volta, quando magari qualche antenna non funzionava e allora l'aiutino dell'accordatore ha fatto sì che portassi a casa comunque il risultato. Eccolo qua. Questo è il mio vecchissimo Kenwood. Come vedete è un AT120. Addirittura, come potete notare, non ha ancora le bande work perché è talmente vecchio che le work non erano ancora state liberalizzate come bande radioamatoriali, quindi non erano in uso. Infatti il suo successore, la T130, le aveva. È semplicissimo, come vedete, proprio quattro pezzi in croce, quattro comandi in croce. Questo qua è il CAL, ovvero per dare il fondo scala allo strumento, come nei rosmetri di una volta per intenderci. Questo è il selettore premuto dal ROS e rilasciato serve per fare la calibrazione.
Ok, questo è il selettore delle bande e questi sono i due condensatori variabili. Questi, diciamo, i comandi dei condensatori variabili. Ecco qua, come vedete, c'è un segnettino rosso su ogni manopola per avere un'idea di dove. Nella parte posteriore, invece, potete vedere anche qua la semplicità fatta a strumento. Di qua abbiamo l'input, ovvero il cavo, il coassiale che arriva dalla radio, e di qua abbiamo l'uscita antenna. Abbiamo un galletto per collegarlo alla radio barra alla terra, e questo sarebbe un piccolo in 12 volt per illuminare la lampadina anteriore. Veloce precisazione, quello che vi dirò stasera per quanto riguarda questo accordatore vale più o meno per tutti gli altri accordatori, perché comunque i comandi sono sempre molto simili. Al posto del selettore di gamma potreste trovare un roller, al posto del rosmetro, così con una singola lancetta potreste trovarne uno ad aghi incrociati, come appunto gli MFJ o i Palstar, piuttosto che, ma la sostanza è quella, cioè il discorso è più o meno valido per tutti gli accordatori. Qualcuno ha, questo essendo molto semplice, non ce l'ha, ma tanti hanno ad esempio varie uscite di antenna e scusate, stasera sono un po' costipato. Alcuni hanno varie uscite d'antenna, questo non ce l'ha, appunto, essendo, diciamo, portatile o comunque molto piccolo, non hanno ritenuto interessante aggiungerlo. Ok, adesso vi faccio dare un'occhiata all'interno. Allora, vi faccio vedere molto velocemente l'interno del mio accordatore d'antenna. È una visuale generica che vale un po' per tutti gli accordatori manuali per le HF. Allora, questi due qua sono i condensatori variabili che appunto variano la capacità. Questo è il toroide avvolto, è un T200, mi pare questo. Vista la dimensione, allora, no, mi sa che è di più di un T200 perché è molto grosso. Comunque, se fate caso, ci sono delle prese, ci sono varie spire avvolte e varie prese che vengono comandate appunto dal selettore di gamma. Qui invece abbiamo il circuitino del rosmetro, perché questo accordatore manuale, come quasi tutti i rosmetri e tutti gli accordatori ormai, ha un rosmetro incorporato. Questo è lo smitter, lo strumentino visto dall'interno. Qui c'è un alberino che appunto comanda le varie prese, scusate il fuorifuoco, e l'interno è tutto qua, molto semplice, e la cosa bella è questa: quello che non c'è non si rompe, come dicevo. Bene, passo ora a farvi vedere la procedura che utilizzo io per l'accordo di solito. Come vedete, ho collegato il Kenwood appunto in antenna e con un piccolo connettore alla radio, all'uscita della radio, che come potete vedere è una radio nuovissima, perché dovete sapere che io sono amante delle radio nuove. Questo è un FT7 del 79, più vecchio di me. Ok, sono in 40 metri. Come potete vedere, a centrobanda 7100, e passo a fare un accordo di massima. Ovviamente è necessario avere una portante fissa, quindi se io mandassi in trasmissione la radio in LSB o in USB non riuscirei a fare l'accordo, perché dovrei o urlare nel microfono e cercare di urlare sempre nello stesso modo, non concludendo niente, o non avrei una portante sufficiente per avere una indicazione sullo strumento. Quindi io vado in CW. Metto in CW e una raccomandazione: non fate quello che fanno tanti. Se state ascoltando un collega e lo volete collegare, prima di accordare spostatevi di qualche kilohertz sopra o sotto. Non disturberete chi vuole già collegare il collega e non disturberete lui. Questa mi sembra una roba basilare, perché è veramente una rottura di palle cercare di collegare qualcuno e sentire sotto la gente che accorda. È veramente odioso. Bene, oltre alla lamentela, adesso vi faccio vedere. Come prima cosa bisogna, ovviamente, appunto, come dicevo, la radio in CW, vabbè, questa non ha la M, va bene anche la M. Comunque
la cosa basilare è avere una portante fissa. Si manda in trasmissione la radio. Nel mio caso va fatta la calibrazione dello strumento, del rosmetro, che si fa in questa maniera. Pulsante rilasciato, CAL quindi, e si porta la lancetta dello strumento a fondo scala, dove c'è appunto l'indicazione CAL. Eccolo lì. Rilasciando, scusate, premendo l'interruttore, avrete l'indicazione del ROS. Ovviamente in questo caso, come vedete, il selettore di banda è su TROG, ovvero l'accordatore è escluso, quindi possiamo vedere il ROS che ho io in antenna sui 40 metri senza accordo, che non fa neanche così schifo in realtà, perché 2,5 è accettabile, dai. Ok, si passa ora a fare la selezione della banda, ovvero 7 MHz, e diciamo che gli accordatori manuali vanno prima un po' ascoltati, nel senso che se voi sentite, io muovendo i variabili avrò un'indicazione di massima dell'aumento sia del segnale sia del volume. Vediamo un po', eccolo lì. Magari in video non rende, però il volume proprio è aumentato. Vediamo un po', qualcosina, sì. Ecco, una volta che avete raggiunto il volume massimo, l'accordo è vicino, cioè comunque siete già vicini all'accordo fatto come si deve. Adesso proviamo a mandare in trasmissione, vediamo un po' a che punto siamo arrivati. È ancora un po' altino, si può fare di meglio. Facciamo con l'altra mano perché almeno siamo ancora a favore di camera. Ecco, una cosa basilare, non restate in trasmissione per molto tempo quando l'accordo non è ancora finito. Bassa potenza, bastano anche 5 watt e ogni 5 secondi piuttosto rilasciate e aspettate un attimo e ripetete l'operazione perché comunque i finali non sono contenti. È una cosa che va fatta per gradi. Ok, vediamo un po' se riusciamo a... così peggiora. Così migliora, eccolo lì, guardalo. Tac. Infatti, meglio, eccolo qui. E il gioco è fatto. Come vedete, io mando in trasmissione la radio e la lancetta si alza appena appena. 1 e 1 di ROS, antenna accordata. Ok, anche questo video è più o meno terminato. Vi ho fatto giusto due passaggi veloci sull'utilizzo, niente di tecnico, niente di complicato, perché non sono tipo che fa roba complicata, cerco di essere il più semplice possibile. Comunque, come già detto, l'accordatore manuale tende a salvare un po' la vita al radioamatore che è costretto a usare antenne multibanda o broadband, come si dice adesso, come va di moda dire adesso. Io in ogni uscita ce l'ho sempre dietro, parlando ovviamente di QRO, ovvero di 100 watt. Per il QRP è un altro discorso che affronteremo in altra sede. E detto ciò, faccio un paio di saluti. Saluto il buon Davide, il mio amico Davide, nonché ragazzo che ho fatto un po' crescere io, quindi qui sono molto orgoglioso. Che adesso è in 27, ma tra un po' ci raggiungerà in banda radioamatoriale quando farà la patente. Saluto gli amici del gruppo Radio Pavese che mi sostengono. In questi giorni ci vediamo poco, ma comunque ci torneremo presto sulla breccia dell'onda. E penso sia tutto. Spero vi sia piaciuto il video. Come sempre se ho dimenticato qualcosa, sicuramente, perché io non mi scrivo niente, mi dimentico le cose. Se ho dimenticato qualcosa, se ho fatto degli errori, se avete richieste, se volete darmi qualche consiglio, scrivete sotto, mandatemi una mail, un piccione viaggiatore, sentiamoci in radio, fate un po' quello che volete, basta che me lo dite e io sarò ben felice di darvi una mano. Detto ciò, da India Unifor 2, India Kilo Eco, QRT. Ciao e grazie.